Allora, in un anno praticamente della promozione in eccellenza, il debutto in eccellenza, adesso l'arrivo in Magnus League, è stata un'annata importante. Come arrivi a questa nuova avventura anche professionale? Sì, è stata un'annata abbastanza positiva, in eccellenza siamo arrivati in semifinale e sono molto contento di avere questa possibilità qui agli Aironi per poter crescere e credo che per un giovane sia il posto migliore per poter crescere e comunque migliorare il mio rugby. È un'esperienza comunque molto importante anche come crescita formativa, sia a livello personale che a livello sportivo. Comunque un nuovo ambiente, una nuova esperienza, una nuova avventura e sono molto contento di aver avuto questa possibilità e credo che sarà molto importante per me questo passaggio e spero di non deludere le aspettative o comunque la fiducia che mi è stata data. Anche nuovi palcoscenici e nuovi avversari di grande livello. Sì, e infatti sarà un cambiamento abbastanza radicale dall'anno scorso. E su questo sono molto contento perché comunque è una sfida nuova e spero di poter dimostrare di poter giocare a questo livello e come ho detto prima di non deludere la fiducia che mi viene data. Sono molto contento di poter prendere parte a un campionato così prestigioso e di così alto livello. Se dovessi presentarti come giocatore, che caratteristiche ti definiresti? Come ti definiresti? Ma abbastanza, diciamo che come giocatore le mie caratteristiche principali sono in fase difensiva, sul placcaggio, recupero del pallone nel breakdown e allo stesso tempo comunque cerco anche di prendere parte al gioco d'attacco come collegamento tra la mischia e tre quarti. Perfetto, a posto. Grazie. Grazie a te.